Gli universi dei due Xenoblade stavano per unirsi andando incontro all'annientamento totale. Le due regine crearono l'origine per rigenerare i mondi una volta che quest'ultimi si sarebbero distrutti a vicenda, ma per paura che qualcosa andasse storto durante il processo, i Mebius fermarono il tempo dando origine alle vicende di Xenoblade Chronicles 3. Alla fine del gioco, l'origine viene attivata, i mondi si fondono e vengono ripristinati gli universi dei due Xenoblade prima della tragedia. È questa la conclusione a cui si giunge all'apparenza, ma se vi dicessi che tale interpretazione è ciò che sia più distante da quel che è realmente accaduto? Se vi dicessi che la verità che si cela dietro il gioco è completamente diversa da quel che sembra? Una prova? Se tutto ciò fosse vero, come mai alla fine del gioco, quando l'origine è stata attivata, i mondi di Mio e Noah scorrono verso direzioni opposte? Non dovrebbero unirsi, annientarsi e poi essere nuovamente creati grazie ai dati presenti nell'origine? In realtà, il motivo per cui i mondi si separano ha una spiegazione molto più complessa e profonda. In questo video vi andrò a rivelare la vera trama di Xenoblade Chronicles 3, quella che non viene mai raccontata esplicitamente, ma che grazie a molti indizi nascosti nell'ambiente di gioco e nelle missioni secondarie è possibile ricostruire. È superfluo aggiungere che d'ora in poi saranno presenti grossi spoiler sulle trame dei primi due Xenoblade, quindi se ancora non li avete completati, procedete a vostro rischio e pericolo. Detto ciò, prima di iniziare vi invito a lasciare un bel mi piace se gradite questo genere di contenuti e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi video. Pochi secondi per queste semplici azioni sono super importanti per l'algoritmo di YouTube. È impossibile comprendere il finale di Xenoblade 3 prescindendo dalla sua genesi, la cutscene d'apertura. Nella scena iniziale vediamo un giovane Noah assieme ai suoi amici intenti a cercare la miglior posizione in una piazza per vedere i fuochi d'artificio in occasione dell'anniversario della regina. Tale scena, che dura poco più di un minuto, fornisce sufficienti dettagli per far comprendere al giocatore la sua esatta ubicazione, dalla residenza reale di Alcamoth alla razza Yenta di Yuni, distinguibile dalle due ali sulla sua testa, il tutto rivela che i luoghi che vediamo sono ambientati nell'universo del primo Xenoblade. Inoltre, l'assenza del marchio su Noah e gli altri personaggi dà ulteriormente conferma che quello che stiamo vedendo è precedente alle vicende di Aionios. All'improvviso, poi, il tempo si ferma, e questo è il preciso momento in cui i mondi dei due Xenoblade si sovrappongono, dando origine ad Aionios, il cui nome, tradotto dal greco, significa senza inizio o fine, ciò che è sempre stato e sempre sarà, incarnando il concetto dell'eterno presente che più volte incontreremo nel corso del gioco. In che modo però è nata Aionios e perché questi due mondi si sono scontrati? Le risposte a queste domande ci vengono fornite nell'ultimo capitolo del gioco. Dopo aver liberato Nia, tramite un flashback che ci riporta a 300 giorni prima dell'intersezione dei due universi, abbiamo molte notizie su quel che è realmente accaduto. Quel che un tempo era un unico mondo venne scisso in due mondi di natura opposta, del tutto ignari l'uno dell'altro, che si aprirono la via verso il rispettivo avvenire. Tuttavia, i due mondi anelavano l'uno all'altro, anche se ciò li avrebbe condotti alla reciproca distruzione. Alla loro minima intersezione, infatti, i due mondi avrebbero cessato di esistere, annullandosi a vicenda. Sarebbe rimasta solo la luce, la stessa che utilizzarono le due regine per comunicare tra di loro per iniziare a cercare un modo per prevenire l'annullamento totale. Meli e Nia condivisero le conoscenze delle menti più brillanti presenti nei loro universi e diedero vita all'Origine, un'arca che conserva tutte le informazioni dei mondi. L'Origine fu un sistema creato per riportarli al loro stato originale. Ma perché quel che era una volta un unico mondo si separò in due? Per far luce sulla questione è necessario andare indietro nel tempo e non all'inizio di Xenoblade 1 o 2, ma proprio all'origine della creazione dei loro universi. Al principio gli universi dei due Xenoblade non esistevano. Quel che esisteva era un unico grande mondo, non del tutto dissimile dal nostro. Quel mondo era stato scenario di una lotta per la sopravvivenza che devastò l'intero pianeta, arrivando al punto di bruciare persino il cielo. Fu così che Klaus, uno scienziato della stazione orbitale, persa la speranza nel genere umano, dedicò tutto se stesso nella ricerca di una soluzione esterna, finché un giorno la trovò. Il varco, collegamento tra i vari universi che coesistono l'uno accanto all'altro, tutti completamente ignari dell'esistenza degli altri.
intravedendo nella sua presenza una nuova opportunità, aprì quella porta proibita nella speranza che il mondo cambiasse. Tuttavia, quando aprì il varco, molte cose e persone vennero risucchiate in un'altra dimensione, quello che diventerà poi l'universo del primo Xenoblade. È questa la storia che fa da premessa al racconto di Nia. Quel che era un unico mondo venne scisso in due da Klaus. Le due metà però bramavano la loro unione e così le regine di Xenoblade 1 e 2 diedero il via alla costruzione dell'origine. Un meccanismo che si sarebbe attivato nel momento della collisione dei due universi e li avrebbe ricreati da zero. Ma come funziona esattamente l'origine? È noto come Meli e Nia abbiano lavorato con le menti più brillanti dei loro mondi per creare le due metà di quella che sarebbe diventata l'origine. Va da sé che sono state anche utilizzate tutte le tecnologie esistenti nelle loro rispettive dimensioni ed alcune possono essere anche osservate nell'ultimo capitolo quando ci ritroveremo dentro l'origine. Per la precisione si notano dei cubi blu fluorescenti che ricordano moltissimo i cristalli nucleici del secondo Xenoblade. In questo capitolo tutti i Gladius avevano la capacità di evocare un'arma e rinascere più e più volte dopo essere morti. Ma queste sono esattamente le stesse caratteristiche che hanno anche gli abitanti di Aionios. Se a ciò uniamo la presenza di cristalli nucleici nell'origine, ne deriva che non sono nient'altro che dei Gladius. Tale teoria giustificherebbe anche il funzionamento dell'iride, dato che i Gladius non sono normali persone, ma come spiega Klaus alla fine di Xenoblade 2, Ontos, Malos, Pneuma e di conseguenza Pyre e Mitra sono dei supercomputer, delle intelligenze artificiali evolute che raccolgono costantemente dati dagli altri Gladius. Quindi nell'origine sono memorizzate anime e memorie di tutte le persone esistenti prima che i due mondi si sovrapponessero e che fossero fermati nell'eterno presente. Ne è una diretta conseguenza la presenza dell'abbigliamento di Shulk ritrovato da Noah in una delle casse accanto al blindo dei numeri ultimi, nonché una statua molto simile a lui nella sala del memoriale nella città. In realtà tutti i personaggi di Xenoblade 1 e 2, nel momento in cui il tempo si è fermato, esistono anche su Aionios, considerato che prima della collisione dei due mondi le loro coscienze erano state registrate all'interno dell'origine. Ed è proprio da quelle coscienze che venivano estratte informazioni per la creazione dei cloni con soli 10 anni di vita che avevano l'unico scopo di uccidere per sostenere i Mebius e con loro l'eterno presente. Ma chi sono realmente i Mebius? Chi è Zeta e come è nato? Melia, Nia e tutti gli abitanti sapevano già da molto prima che i due mondi sarebbero entrati in collisione. Un primo segnale è arrivato in Future Connected con il Re Nebbia, e dal momento che la nebbia nera precede ogni episodio di annientamento dovuta alla sovrapposizione dei due mondi, era chiaro che quest'ultimi si stavano avvicinando tra di loro. Shulk riesce a sconfiggere il Re Nebbia grazie ad una monado modificata capace di generare un campo ad alta concentrazione d'etere, poiché la nebbia nera altro non è che la reazione della combinazione dell'etere dei due mondi. In Xenoblade 3 questo concetto è più che palese, la presenza dei ricchi giacimenti di etere è la ragione per cui l'intera regione del castello Kevest è circondata dalla nebbia nera. Il più grande fenomeno di annientamento si è verificato sul corpo del titano Uraia, il luogo in cui era concentrato il maggior quantitativo di etere, e l'interno dell'origine, il centro di entrambi i mondi, è pieno di creature plasmate proprio dalla nebbia nera. Lo stesso Takahashi ha affermato in un'intervista che il DLC altro non era che un collegamento tra i due universi di Xenoblade, un futuro comune appunto, che si è concretizzato in questo terzo capitolo della saga. Ebbene, tutti i personaggi erano a corrente del pericolo che correva il loro mondo e soprattutto dell'insicurezza del domani, dovuta all'incertezza del corretto funzionamento dell'origine. Se ci fosse stato finanche il minimo errore, le conseguenze sarebbero state catastrofiche, in quanto i due mondi si sarebbero annullati a vicenda, scomparendo dall'esistenza in un attimo. La posta in gioco non erano delle semplici vite, ma il destino degli universi. Se l'origine non avesse funzionato, quella a cui andavano incontro era l'oblio più totale. E durante il salvataggio delle anime delle persone all'interno dell'origine, non furono solo le loro memorie ad essere registrate, ma anche le loro emozioni, comprese le loro paure. In Xenoblade 2 viene chiarito che i Gladius non sono né buoni né cattivi, sono solamente influenzati dalle emozioni di chi vi entra in risonanza, ed è dalla risonanza di tali emozioni che è nato Zeta.
Come riportato da Amelia durante il salvataggio, Zeta non è una persona, ma un'idea, un concetto. È la personificazione della paura delle persone del futuro, del loro desiderio di vivere in un eterno presente. È questa la vera origine dei Mebius. Prima della quest secondaria dedicata a Noah, Mio chiarisce che ne esistono di due tipi. Persone che lo sono diventate, come N, M e Joran, spinti dalla paura, dal desiderio di vivere nell'eterno presente, e poi i veri Mebius, le personificazioni di tali paure. Nel capitolo 2, Noah riesce pure a percepirla, dopo aver sconfitto il Consul K. La paura di morire, dell'oblio, di non esistere più. Chiarificatrice è la risposta di Zeta alla domanda di Noah sul motivo per cui ha organizzato tutto questo, che è stata per semplice divertimento, esattamente la stessa frase che dice Malos dopo che Rex lo ha sconfitto. La spiegazione è dovuta proprio alla loro vera natura, poiché non sono delle persone. In particolare, Zeta ha creato l'intero Aionios solo per il timore del nulla e trova nel divertimento la sua ragion d'essere. E dato che è nato dalla paura della gente e del futuro ignoto, tutto il sadico gioco dei 10 anni di vita e la continua guerra tra Keves e Agnus è l'unica soluzione per dar senso alla sua esistenza in questo eterno presente. Ritornando alla scena finale, l'alba di un nuovo mondo ha inizio, e Mio si porta la mano avanti agli occhi accecata dalla luce del sole, metafora dell'impossibilità di guardare al futuro, dal momento che il destino non è già scritto, ma è solo il risultato delle azioni che compiamo nel presente. Emblematico anche il gesto di Noah di lanciare la spada della fine nel mare, rimarcando la sua decisione, dichiarata nel flashback ad inizio gioco, di volere un mondo senza guerra, dove non c'è nessun bisogno di combattere. Segue il commovente addio tra i vari personaggi, dopo il quale ci sono i dialoghi delle due regine che rivelano dettagli importantissimi sui precedenti giochi della serie. In primo luogo, Melia dietro un quadro mostra la monata utilizzata da Shulk in Fusion Connected ringraziandolo, facendo intendere che lui e i suoi amici si sono sacrificati affinché arrivasse questo giorno. La somiglianza con la spada di Noah non è affatto una casualità, dato che come rivelato da Nia è il frutto della risonanza tra l'origine e il cuore di Melia, dimostrando che quest'ultima non ha mai smesso di amarlo. La non unicità di tale prodotto chiarisce perché sia Noah che N abbiano la stessa spada. Invece, il motivo per cui le due spade appaiono diverse viene spiegato da Riku. Esse sono solo uno strumento, la vera essenza sta nel chi le utilizza, allo stesso modo di un Gladius che viene influenzato da chi vi entra in risonanza. Inoltre, come visibile nel capitolo finale, tutti i Ferronis sono stati costruiti all'interno dell'origine ed è la ragione per cui la spada della fine è l'unica arma a poter distruggere le cronofiamme, siccome sono costituite dello stesso materiale. La successiva scena dell'epilogo riguarda invece Nia. Dalla capsula sigillata all'interno del forte dei Nembi fuoriesce Poppy, la quale si era occupata di tenerla informata sugli avvenimenti di Aionios nell'attesa del suo risveglio. Dopodiché Nia prende una foto che mostra tutti i personaggi di Xenoblade 2, in particolar modo notiamo Rex cresciuto e lei assieme a Pyre e Mitra con 3 bambini appena nati. Infine, le sue 2 ultime frasi sono indirizzate a qualcuno non del tutto specificato, che però sembra essere presente in quel momento. Se nella trama non viene ufficialmente confermato, è nella sua side quest che l'identità del personaggio al quale sono rivolte quelle parole non lascia spazio a dubbi. Gli osservatori più attenti avranno sicuramente notato, dopo aver liberato Nia, la sua predilezione verso Mio. Non è semplice curiosità, ma la regina sembra volerle dire un qualcosa di importante, che però non comunica mai, almeno nella storia principale. Infatti, nella missione secondaria a lei dedicata ci vengono fornite tante informazioni inedite. A partire dallo svelare che alcuni dei luoghi di Aionios provengono dal suo mondo, come i Monti Uraiani e la Selva di Makta, che erano rispettivamente il Titan Urai e la Terra di Moritia, fino ad arrivare a confessioni molto intime. In particolare, una avuta con Mio nella sala del memoriale nella città. In questo dialogo, Nia racconta che più di ogni altra cosa lei voleva conoscerla davvero, ma non poteva toccarla, non poteva stabilire un contatto. La sentiva così vicina, eppure era ancora così distante, era davvero frustrante. Continua affermando che non si sono incontrate per caso, ma perché così era scritto.
È nel momento in cui stava per confessare il legame che c'è tra loro due, viene interrotta da Yuni, e quello che stava per rivelare rimarrà un mistero, che troverà risposta solo nella sua missione Ascensione. Infatti, nella scena finale di tale missione avvengono altre rivelazioni. Nia ricorda che quando l'avventura sarà conclusa, i due mondi torneranno ad essere strani, beatamente ignoranti, proprio come loro, ed anche qui viene messo in primo piano il rapporto speciale tra lei e Mio. Alla luce di questi eventi, certo è che con le frasi «anche se ora ci separeremo, sono sicura che un giorno cammineremo ancora mano nella mano» e «a presto allora» si stava riferendo proprio a Mio, e dal momento che entrambe hanno lo stesso identico cristallo nucleico nel petto, è lecito supporre che Mio sia la bambina ritratta nella foto, che Mio sia la figlia di Nia. Chiariti questi concetti, possiamo ora svelare la verità sull'intero Aionios. Esso non è il risultato dell'unione dei due mondi, bensì un intero nuovo universo, ricreato sulla base di tutti i dati presenti nell'origine, perché in realtà l'unione non è mai avvenuta dal momento che il tempo è stato bloccato, come visibile nella primissima scena del gioco. Anche il teatro all'interno dell'origine, dove Zed ha vissuto tutto il tempo, non era altro che un'illusione, come dimostra Noah dopo aver colpito il pavimento con la spada della fine ed aver rivelato la reale forma di Zed e dell'origine stessa. Ma allora, ciò che abbiamo vissuto è tutto finto? Tyon giunge alla stessa conclusione durante il dialogo con Melia dopo averla salvata, ma quest'ultima chiarifica che tutte le vite, presenti e future, sono reali in quanto derivano dai dati registrati nell'origine, che a loro volta corrispondono a vite realmente esistenti nei loro universi. Alla luce di tutto ciò, risulta evidente il motivo per cui alla fine del gioco i due mondi anziché fondersi si separano, in quanto Aionios è una terza dimensione e per garantire l'unione e conseguente rinascita dei due universi, essi devono prima separarsi. L'intero Aionios deve scomparire. Dopo i titoli di coda appare tutto più chiaro, il tempo scorre esattamente da dove si era fermato, solo che questa volta all'orizzonte non c'è più un mondo che sta per entrare in collisione con quello di Noah, il che significa che la rigenerazione degli universi è andata a buon fine. In altri termini, tutte le vicende durate centinaia di anni all'interno di Aionios sono avvenute nell'istante appena precedente allo scoccare delle 18 in punto, compreso il momento in cui l'origine è stata attivata ed ha rigenerato i due universi, dato che quando il tempo riparte non è più visibile il mondo di Xenoblade 2. Un altro dettaglio importante in questa scena non è qualcosa che si può vedere, ma un qualcosa che si può ascoltare, la melodia dei tramandanti. E non è il motivo che si suonava nel Keves, bensì il duetto di Noah e Mio. Non solo, Noah dopo averlo sentito sorride, il che significa che si ricorda ancora di lei, riconfermando che tutto quello che è accaduto su Aionios è stato reale, compreso il loro amore. Un'ultima nota è che Noah, dopo aver ascoltato la melodia, si incammina e dopo il passaggio di uno stormo di uccelli scompare misteriosamente nel vuoto. Che sia un problema tecnico di renderizzazione o una scelta voluta di Takashi non c'è dato saperlo, ma è bello pensare che Noah e Mio si siano rivisti ancora una volta, entrando in sintonia grazie al loro profondo amore che trascende lo spazio e il tempo. Bene, questa è a mio parere la vera spiegazione che fa luce su tutti gli interrogativi che si celano dietro il complesso finale di Xenoblade Chronicles 3, il capolavoro di Monolith Soft che rappresenta la conclusione della storia dell'intera saga iniziata con l'esperimento di Klaus. In caso abbiate altre teorie o vogliate più semplicemente condividere i vostri pensieri su questo gioco, sentitevi liberi di farlo qui sotto nei commenti. Io vi ricordo che sono in arrivo a breve la retrospettiva filosofica del titolo e la spiegazione dettagliata sull'intero funzionamento del meccanismo dei cloni, che risponde alla domanda sul perché esistano contemporaneamente due versioni di Noah e Mio.
Per rimanere aggiornati sulle ultime novità e la pubblicazione dei nuovi video, potete seguirmi su tutti i miei social, di cui trovate il link in descrizione, dove ogni giorno vengono pubblicati nuovi contenuti. In attesa del mio prossimo video, ciao e buon gaming a tutti!